Amici, un saluto da Luca. Siamo appena rientrati dall'uscita di pesca, quindi vediamo di riassumere insieme come è andata la sessione. Classiche 5 ore di pesca in barca. Usciamo, facciamo 3 km, mettiamo l'ancora, iniziamo a pasturare subito i pesci quasi in frenesia sotto la barca, nella qualità delle boghe, in primis, sono le prime ad arrivare. E proviamo un pochino più o meno tutti con la tecnica dei sabichi, qualche pesce viene preso, qualche piccolo sugarello e altro più, fino a che arriva il momento del cambio di vento. Il cambio di vento ci fa pescare un pochino in corrente e sempre qualcuno che pesca in fondo per la ricerca di pesci diversi. E infatti chi ci crede e ci prova poi alla fine è sempre quasi premiato, perché esce un'ora tozza discreta, un paio di pesci persi, e poi in corrente diciamo non c'era tutta questa frenesia. Perché? Perché magari l'acqua poteva non essere quella dello sgombro, quella del pesce azzurro, era molto bianca delle due mareggiate precedenti, dalle due forti giornate ventose dei giorni prima, hanno intorbidito l'acqua rendendola bianca, e lo sgombro invece vuole acqua pulita, chiara, ossigenata. Spesso e volentieri si pescano a vista, oggi non è accaduto niente di questo, però fondamentalmente ci siamo impegnati al massimo dall'inizio alla fine per cercare di trarre il meglio da questa giornata difficile. E sono usciti anche per l'ennesima volta due serrotti, uno mi pare ha strappato un amo, quindi qualche predatore intorno c'è. Bisogna anche lì provare a pescare questi pesci, non solo a pesce azzurro usciamo, ma usciamo a tutti i tipi di pesce. Quindi vedete, chi sul fondo trova l'orata, chi prova un attimino con una sarda intera può prendere un serra. E poi c'è anche il marker bellissimo di una verdesca, l'ennesima entrata in pastura e rimasta avvolta nei sabichi, perché anche le verdesche mangiano i sabichi. Quindi bellissimo pesce, ovviamente solo da ammirare, lo ripeto, noi siamo per il totale CR di questa specie, catch and release. Uno, perché sono protette; secondo, ma forse anche il primo, perché è una specie che rende l'equilibrio della catena alimentare stabile, quindi non bisogna togliere il primo anello dopo l'uomo, anzi bisogna tutelarlo. Quindi mi raccomando amici, se lo volete ammiratele, pescatele, ma rilasciatele nel massimo della cura, perché sono animali bellissimi. Vi lascio subito alla highlights della giornata di oggi.